Dì la verità, anche tu quando eri giovane e forte caricavi lo zaino fotografico con l'impossibile, pronto ad affrontare l'Appennino in cerca di uno scatto degno di Enrico Fossati. La KNF mi ha inviato questi qua, metti a fuoco questi qua con questa scatolina, che sono praticamente dei filtri fotografici, sono tre filtri che si collegano in maniera magnetica al vostro obiettivo. E questa cosa qui mi ha fatto riflettere su quanto spesso noi carichiamo lo zaino con tanto di quel materiale da appesantirlo in una maniera eccessiva, e molto spesso l'attrezzatura che portiamo non è neanche comoda da utilizzare. Magari è grossa, magari è difficile da montare, quindi ogni volta che dobbiamo andare a fare uno scatto, un servizio o un'escursione o qualsiasi cosa che preveda uno shooting fotografico, ci troviamo spesso ad avere tantissimo materiale, e molto di questo materiale ogni volta che dobbiamo montarlo oppure iniziare ad utilizzarlo è molto scomodo da poter montare. Ti devi fermare, devi collegare, devi regolare, e invece cose come queste potrebbero aiutare veramente il lavoro di un fotografo. Ogni volta il giorno prima era il sabato del villaggio, quel momento in cui godi nell'organizzare tutta l'attrezzatura al meglio, caricando lo zaino con qualsiasi cosa possa mai servire, dal 1650 al 7200, e perché no? Mi porto anche l'85, che non si sa mai dovesse capitare di fare un ritratto fashion ad una capra di montagna tra le foreste della Maiella. Scherzate, ma a me è successo veramente, proprio qui sulla Maiella. Mi sono sparato 20 km con l'equivalente di un cinghiale sulle spalle, e non dico neanche l'ho fatto perché volevo provare la mia resistenza. No, sono stato semplicemente un c***one. Anche il 24-70 mi sono portato, ma perché? Ad ogni modo, l'organizzazione dell'attrezzatura in base a ciò che bisogna affrontare è di fondamentale importanza. Se un obiettivo in più serve, perché se capita quella particolare occasione aumenta il valore dell'evento, allora va bene, altrimenti lascialo a casa, porta il minimo indispensabile. Ovviamente se hai un mezzo e non devi caricarti tutto sulle spalle, il discorso cambia, perché altrimenti vallo a fare un matrimonio il 10 di agosto da fotografo e invitato, quindi vestito a modo, con uno zaino del peso del cinghiale di prima. Sì, è capitato anche questo, ma almeno in questo caso era un lavoro pagato. Tutto questo crea lentezza e fatica, il fatto di dover cambiare continuamente obiettivi. Per l'amor di Dio, se lo si fa per lavoro ed è necessario, nulla da dire, ma molto spesso lo si fa per passione e quindi ci si porta dietro del materiale, tanti obiettivi, e si cambia giusto per avere una resa differente. Oppure il fatto di andare a prendere accessori è tutta roba che crea un sacco di fatica e di lentezza nelle operazioni. Ma c'è un modo più intelligente per affrontare queste cose, come ad esempio il fatto di poter scegliere materiale e attrezzatura più leggeri. È l'uovo di Colombo alla fine. Se per esempio sei in procinto di acquistare una fotocamera, magari orientati su qualcosa di più leggero rispetto alla classica reflex, che è gigantesca e anacronistica per chi ama il vintage. Oppure se devi scegliere degli obiettivi che non siano a livello professionale, ripeto, perché se lo fai a livello professionale ti serve, magari ottimizzi spostandoti in maniera più comoda e non portando tutto sulle spalle, quindi ottimizzando gli obiettivi, scegliendo qualcosa che ti permetta di raggiungere una buona resa però con obiettivi un pochino più compatti, per esempio. Un'altra cosa potrebbero essere degli apparecchi con innesto rapido, non so, tipo questi qui, magnetici, oppure delle cinghie che ti permettono di poter essere collegate e scollegate in maniera veramente veloce e quindi senza dover andare a svitare. Ecco perché mi piacciono oggetti come questi, roba che ti permette di poter risparmiare un sacco di tempo. KNF me l'ha mandato gratis, ovviamente, però non mi paga per fare questa recensione, io non becco un euro da questa recensione, quindi sarò impietoso. Andiamo a vedere come sono questi filtri.
Ed eccoli qui i filtri magnetici di cui vi parlavo della KNF, sono in questa confezione. Oh, ragazzi, a me una cosa, se è pratica, funzionale, piccola e veloce da poter utilizzare, me ne potrei innamorare, e questi qui mi piacciono veramente un sacco. Vediamo dunque cosa comprende la confezione. Innanzitutto questo astuccetto, metti a fuoco l'astuccetto, mi piace veramente un sacco perché è piccolino e potrebbe essere utilizzato anche per altre cose. Adesso infatti vedremo, perché all'interno solo i filtri possono essere compattati. Vediamo adesso. Quindi andiamo ad aprire, e lo scomparto all'interno è fatto in questo modo. Ci sono diversi scomparti fatti a fisarmonica, dove il primo, io adesso ho piazzato tutti gli elementi all'interno uno per uno, erano nelle loro bustine, li ho separati, li ho dovuti provare in questi giorni per vedere quanto siano affidabili in termini di qualità, per potervi portare appunto le mie impressioni. Il primo pezzo è l'anello vuoto, sto gesto, per poterlo andare a collegare direttamente all'obiettivo. Io adesso qui ho preso un obiettivo, il mio 18-105 f4 power zoom della Sony. A me il power zoom della Sony mi fa cacare, però tant'è, ce l'ho, funziona, è anche abbastanza di qualità, quindi me lo tengo. Abbiamo, io qui adesso c'ho un altro filtro, tolgo questo filtro, che è un filtro UV, non si dovrebbe fare, però io sono un disgraziato e le lenti le rovino solo a guardarle, quindi di solito lo metto un filtro UV, però è un vetro in più da mettere davanti alla lente e molto spesso è inutile. Quindi abbiamo questo anello vuoto, lo andiamo a collegare direttamente con la filettatura all'obiettivo e rimane lì. Rimane fermo lì, perché in questo caso non c'è nulla davanti alla lente. Io adesso ho messo un polarizzatore, quindi non si vede neanche la lente. Fammi girare il polarizzatore così vi faccio vedere il riflesso. Ecco qua. Ecco qua. Qui davanti c'è la lente e nient'altro, perché questo qui è un anello senza nulla, serve soltanto a collegare in maniera magnetica gli altri filtri. E infatti gli altri filtri che abbiamo a disposizione in questo kit sono un filtro UV che lascia il tempo che trova, soprattutto se è un filtro magnetico UV, sì, ha i suoi utilizzi, però molto spesso no. Mentre gli altri due filtri sono molto più interessanti, perché abbiamo un filtro polarizzatore e un filtro ND1000. Questi fanno davvero la differenza, perché quando mi servono, una volta che io monto questo obiettivo sulla mia fotocamera e ho montato l'anello su questo obiettivo, questi filtri li collego così. Tac! Quindi non devo attendere, non devo mettermi lì, andare a montare, poi regolare, finito, non mi serve più il filtro polarizzatore, andiamo a smontare, rimetti a posto. Invece in questo modo, tac, non mi serve più. Mi serve l'ND1000? Sì, magari uno dice, vabbè, ma tu comunque con la filettatura è un attimo, avviti e sviti. Ragazzi, per me questa cosa è una figata, perché metti, togli immediatamente. Volete mettere mentre stavate facendo un matrimonio, ad esempio, e c'è il riflesso del vetro in quel momento e vi serve un polarizzatore al volo mentre state lavorando, e voi questo qui ce l'avete nella borsettina attaccata alla cintura, lo tirate fuori, mettete il polarizzatore, fate lo scatto senza il riflesso del vetro, non vi serve più, lo togliete. E lo rimettete a posto. Ragazzi, sono secondi importantissimi, preziosissimi quando si lavora. Sul filtro polarizzatore e sul filtro ND ho fatto dei test per vedere se ci sono delle dominanti, e andiamoli subito a vedere. La prova che ho eseguito è il solito test che faccio per verificare se dei filtri hanno delle dominanti, e cioè faccio uno scatto ad un foglio bianco, imposto il bilanciamento del bianco sul bianco del foglio stesso, poi vado ad applicare il filtro e vado ad eseguire un altro scatto, ovviamente compensando l'esposizione, per vedere la differenza che c'è in termini di bianco, appunto, rispetto allo scatto neutro che ho fatto prima. In questo caso abbiamo i due scatti, polarizzatore e filtro ND. Il primo che vediamo è il polarizzatore. Apro il picker per pescare appunto il colore del bianco, per vedere che tipo di colore va a pescare, e vado a girarmi un pochino il foglio per capire se ci sono delle variazioni di colore, se ci sono dei colori saturi che si vanno a spostare dal bianco puro. In questo caso possiamo vedere che il picker rimane sempre orientato verso sinistra, quindi verso la parte totalmente desaturata, quindi senza dominanti. Se
proprio vogliamo, una leggera dominante è sul giallo, ma è proprio leggera perché il picker riesce a pescare anche le più piccole sfumature. Comunque l'indicatore rimane quasi sempre adiacente alla parete sinistra, quindi quella totalmente desaturata, totalmente, diciamo, dal bianco al nero, senza colore. Ripeto, c'è comunque una leggera dominante gialla, ma è proprio leggera perché potete vedere che in percentuale è veramente pochissima, però c'è. Andiamo a vedere verso gli angoli. Verso gli angoli invece vira verso il ciano. Vediamo anche gli altri, qui verso il verde, qui verso il ciano, sì, comunque verso il ciano. Verde da questa parte, sì, verso il centro il polarizzatore tende al giallo, mentre verso gli angoli il polarizzatore tende verso il ciano. Però è, ripeto, veramente impercettibile perché adesso il picker riesce a catturare tutte le sfumature di colore, però come vedete l'indicatore rimane sempre spostato sulla sinistra, sulla parete sinistra del picker. Se noi attiviamo adesso il filtro ND invece e riaccendiamo il picker, andiamo a constatare che si comporta meglio rispetto al polarizzatore, e cioè l'indicatore rimane quasi attaccato alla parete sinistra, quindi significa che dominanti sono quasi del tutto assenti. Infatti possiamo notarlo anche dal fatto che il colore non è uniforme, quindi pesca tutti i colori possibili. Questo significa che non c'è una dominante particolare, ma in base ai colori che ci sono sul fotogramma non riesce a capire se c'è effettivamente una dominante. Quindi possiamo dire che il filtro ND è di qualità superiore, è di buona qualità. Spostiamoci verso gli angoli è un pochino più uniforme, tende anche questo un pochino al ciano, mentre al centro è meno visibile questa dominante, anche all'angolo superiore sinistro, anche all'angolo superiore destro, l'angolo inferiore destro, sì, sugli angoli tende leggermente al ciano, però come possiamo vedere dall'indicatore rimane sempre orientato verso la parete sinistra, quindi nella zona del picker totalmente desaturata, ma sugli angoli quell'impercettibile dominante c'è, al centro invece è quasi del tutto assente, quindi niente male. Magari il polarizzatore un po' meno, ma il filtro ND veramente niente male. Un ultimo appunto per quanto riguarda questa puntata: è davvero inconcepibile il fatto che sei arrivato fino a questo punto della puntata e non sei ancora iscritto al canale. Riesco a farti sentire un po' in colpa?